Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Magic Duels Ever Revolt. Siamo qui con la terza partita, il terzo match e speriamo che ci vada bene. Vi dirò che l'ho già perso, credo di non aver caricato il video in cui ho perso, però non si sa mai, quindi niente. Dall'esterno del centro dell'etere risuona con scherno la voce di Bara, l'ispettore capo del consolato, che sfida Chandra a duello, contando sulla natura temeraria dell'impulsiva piromante per attirarla allo scoperto e dividere così le forze rinnegate. Ed effettivamente Chandra, che è una stupida, ci casca e noi dobbiamo giocare con Bara contro Chandra. E le suona di brutto Chandra. Allora, vediamo un attimo. Isola, pianura, fortezza glaciale. Due costrutti vincolati, ok. Un compagno fidato. Posso provare a mantenere la mano. Allora, i costrutti vincolati e i compagni fidati non possono attaccare da soli, ma se li mando tutti insieme non dovrebbero avere problemi. Più che altro il problema è che dopo verranno dei veicoli molto potenti, ma che hanno bisogno di avere altre creature che li accompagnino, insomma, e quindi non possiamo essere sprovvisti completamente di creature. Sì, ci sta di giocare questa, perché tanto comunque abbiamo entrambi. E uno. Ok. Non posso attaccare perché ho il costrutto vincolato che non può attaccare da solo. Ok, quando sono in combustione viene messo in un cimitero, pesca una carta. Ok, può farmi un danno e pescare una carta quando deciderà di usare un mana rosso. Inventore del valore verde, questo qua è molto buono, ma purtroppo non abbiamo ancora abbastanza mana per poterlo giocare. Questo ha cautela, buono. Allora io direi attaccare con entrambi, visto che in due possono attaccare. E iniziare a infliggere 4 danni. Ok, immaginavo l'avrebbe fatto perché se non ha creature vuol dire che non ha una mano buona. O non ha abbastanza mana per giocare creature. Ok. Il suo mazzo, da quanto ho potuto vedere, si basa molto sull'energia e sull'avere molte creature in campo, quindi molti totteri, molti artefatti. I totteri che odiamo da sempre, in pratica. Allora, inventore del baluardo è un 4-4. Dovremmo poterlo lanciare con improvvisare, perché 5-1. Noi ne abbiamo 4, ce ne mancano 2. Dovremmo tappare 2 artefatti. Pappero, però un 4-4 ci serve tantissimo. Quindi direi che tappiamo questi artefatti e lo mandiamo in campo. Non posso attaccare perché non può attaccare da solo questo compagno fidato. Lei ha deciso di utilizzare l'energia per creare un tottero. E questo può metterci in difficoltà perché il tottero non possiamo fermarlo per ora. Ok. A minacciare, che non mi piace. Allora, colosso pacificatore, iniziano ad arrivarci i veicoli. Questo è molto forte, va a manovrare 4. Però ci sta tutta la vita, perché questo dovrebbe essere sufficiente per manovrarlo. Oppure questo e questo. Allora, io direi che... Però questo è la Summoning Sickness. Credo di non poterlo sfruttare per attaccare questo turno. Quindi per ora passiamo. Ma al prossimo turno potremo avere una creatura 6-6. Cioè un veicolo 6-6. E... consiglio di attaccare con quelli.
Se blocca è uno scambio equo. Ok, uno per uno ci sta. Sì. Sono discretamente soddisfatto. Un'altra che può generare creature con al costo di energia. Allora, competenze di Bara. Al fai tornare fino a tre artefatti o creature bersaglio in mano ai rispettivi proprietari. Puoi lanciare una carta con costo di mana convertito pari o inferiore a 4 dalla tua mano senza pagare il suo costo. Pari o inferiore a 4 vorrebbe dire che potrei giocare tutte e due, però far tornare in mano quelle tre creature là non mi sembra molto esaltante. No, giocherei questo. Più che altro per sfruttare questa abilità qua. Posso già usarla adesso? Sì, non dovrebbe tappare questa. Quello ora è considerato come una creatura, quindi non ho bisogno di attivarlo. E ora io andrei ad attaccare con lui e la rischio? No, lasciamo così. Suppongo che blocchi. Sacrifica un totono. Però il prossimo giro potrò attaccare con entrambi i colossi pacificatori. Perché questo non avrà più la Summoning Sickness e quindi sarà possibile sfruttarlo nuovamente. Un'altra planatrice dell'etere, non buono perché a volare più che altro. Adesso questa qua mi andrà ad attaccare e sfrutterà l'energia per creare dei totteri. Probabilmente. Ah, o forse non attacca perché è in situazione di netto svantaggio. Invece attacca. E va a creare un tottero. È un servomeccanismo. Meglio perché almeno non a volare il servomeccanismo. Ok, allora io direi che con questo potrei andare magari a concludere. Però questo mi costa 5. No, non vorrei usare quello perché vorrei sfruttare questa abilità per tenere questo come creatura. Posso combinarla per caso? Posso per caso sfruttarla da quest'altro per avere tutti e due come creatura, sì. Ottimo. E ora andrei ad attaccare con cosa succede se attacco con tutto? Allora, se attacco con tutto è obbligato a difendere. Perché se mi lascia passare muore. Se mi lascia passare questi due muore. Quindi andrà a bloccare questi due, sacrificando delle sue creature, verosimilmente. E prenderà comunque. Io andrei ad attaccare con tutto. Mi troverò in una situazione problematica se per caso dovesse attaccarmi, ma ho comunque un discreto. C'è un discreto numero di vita. Un discreto punteggio di vita, ecco. Ho abbastanza vita. Oh, insomma. Le infliggo 6 danni, ottimo. E in più ha perso 2 delle sue 4 creature.
Ok, gioca un virtuoso dei turbinanti. Gioca un Totoro, ok, adesso sono completamente scoperto. Ma non attacca, ovviamente, perché altrimenti io lo apro in due. Allora, modifica aerea. Fin dato che il paramento incantato è un veicolo, è una creatura in aggiunta agli altri suoi tipi. La creatura incantata prende più 2 e a volare. E allora io lo metterei su questo. Così è una creatura a volare e quindi sarà costretto a sacrificare la planatrice dell'etere adesso per combattere. Ah no, adesso però non ho più mana per giocarmi la storia della creatura. Oh, faccio manovrare 4 e devo tappare lui. Farò così. E adesso andrò ad attaccare con loro due. Voglio tenermi qualcuno se per caso decidesse di attaccare. Allora, questo andrà a bloccarlo con no, con il Totoro. Ah no, con la planatrice. Vabbè, perde il Totoro e perde la planatrice. Ed è un'ottima cosa. Ha solo più 2 creature. Vado ad attaccare con quello, ok, nessun problema, non posso bloccarla perché ha minacciare. 3 danni, va bene, ci sta. È un sacrificio che posso prendere in considerazione. Ah, ok, ne gioca un'altra. Ecco perché non ho avuto problemi ad attaccare con quello, perché dice, male che vada comunque ne ho un'altra. Adesso potrei verosimilmente sfruttare questa per farle tornare in mano le 3 carte. 2 e 3. Ok. Dovrei avere anche abbastanza mana per... No, aspetta, nulla, devo farlo dall'altro. Qua. Questo. Diventa una creatura, ottimo. E adesso dovrei andare ad attaccare con tutto. E se non ha qualcosa in mano per bloccarmi, qualche incantesimo istantaneo più che altro. È andata, ottimo. L'altra volta mi era stato così difficile, invece oggi è andata liscia liscia come l'olio, ottimo. Ne sono davvero soddisfatto. Abbiamo menato Chandra, che è una cosa sempre molto soddisfacente. Sapete che non è che io abbia un grande debole per Chandra. Lo stratagemma di Baral separa Chandra dai suoi compagni, permettendo al consolato di riconquistare il centro dell'etere. Pia e gli altri rinnegati capiscono che la sconfitta è imminente. Riescono a strappare al nemico una furiosa e mortificata Chandra appena in tempo per fuggire a bordo della loro aeronave. È il momento di riorganizzarsi, chiamare rinforzi e affrontare Tezzeret alla guglia del consolato. Questo presuppone chi avremo come alleato nel prossimo giro. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace come al solito, un commento qui sotto e iscrivervi se per caso non l'avete già fatto. Io vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!